La storia del genere umano è fatta di momenti, miti, leggende, di personaggi che riescono ad essere una grande fonte di ispirazione anche a distanza di anni, ed è forse questo uno dei requisiti necessari per finire nei libri di storia: saper resistere al corso del tempo. E alcune di queste storie sono anche una grande fonte di ispirazione per tante produzioni della nona arte, come Rain, che con i suoi 78 episodi divisi in 4 stagioni è la tipica serie televisiva che inizi per caso e che riesce davvero a stupirti. La trama è incentrata su Maria Stuarda, la regina di Scozia, che assieme alle sue dame raggiunge il suo promesso sposo, Francesco II di Valois, ma il peso del trono scozzese ha attirato forze oscure che cospirano contro la regina. Prima di proseguire chiariamo subito un punto: se state cercando una serie televisiva a carattere storico, beh, allora vi consiglio di fermarvi, dato che Rain è una versione romanzata della vita della regina scozzese e si nota sin da subito, a partire dai costumi che sembrano usciti letteralmente da un fantasy, fino ad arrivare a diversi eventi storici raccontati in maniera leggermente diversa per motivi narrativi. Molti di voi si staranno chiedendo perché fare una cosa del genere. Beh, dovete sapere che molte produzioni preferiscono agganciarsi a fatti realmente accaduti o personaggi già esistenti, perché così facendo lo spettatore ha già un intero immaginario fisso nella sua mente e quindi non devi stare a spiegare o a descrivere tanti elementi della storia. Rain ne è un esempio. Se i personaggi e le terre in cui si è svolta la trama si sarebbero chiamati in qualsiasi altro modo, sarebbe stata comunque un'ottima serie, ma agganciarsi ad un immaginario così ben preciso ti va a togliere tante grane a livello di sceneggiatura. Pensate ai temi ricorrenti come i rapporti tesi tra le nazioni, oppure il rapporto tra i regnanti e i sudditi, oppure i continui scontri tra i cattolici e i protestanti. Eppure, nonostante questa poca attinenza storica, Rain è davvero una serie piacevole, capace non solo di tenerti incollato dal primo all'ultimo episodio, ma anche a farti legare con i suoi personaggi. Penso che sia proprio questa la forza trainante della serie, questa grande alchimia che traspare tra i vari attori che sembrano davvero essere naturali e legati durante lo scorrere degli episodi. Penso che il perno della serie sia proprio il rapporto tra i due protagonisti. Credo che Adelaide Kane e Toby Rigby abbiano davvero un feeling naturale che diano una marcia in più alle puntate. Una coppia bellissima, capace di dare peso e sostanza ai loro personaggi e a tutto ciò che li circonda. E come per le più grandi serie, la forza di Rain non si basa soltanto sui due protagonisti principali, bensì nell'insieme. Ci sono tanti personaggi che riescono a far subito breccia nel cuore dello spettatore, personaggi che sono anche sorretti da ottime prestazioni attoriali. È davvero difficile nominarli tutti perché sono davvero tanti, da Lady Elisabetta, da Enrico II a Greer, da Bash a Lady Lola, sono tantissimi, ma credo che una menzione speciale vada a Caterina de' Medici e Lord Narcisse. Penso che Megan Follows e Craig Parker abbiano fatto davvero un ottimo lavoro e ci sono intere puntate sorrette soltanto da loro due. E poi, mio Dio ragazzi, guardatevi questa serie, perché Caterina de' Medici meriterebbe di finire in qualsiasi serie possibile. Se il rapporto tra gli attori è un punto di forza, penso che lo sia altrettanto la scelta di romanzare la vita di Maria Stuarda, una storia tragica e turbolenta che ancora oggi affascina molte persone di tutto il mondo. Essendo una serie prodotta dalla CW, non puoi di certo aspettarti un livello di sceneggiatura da premio Oscar, però stranamente sono riusciti a creare quel giusto mix di generi che ti dà sempre nuovi stimoli per guardare le puntate successivi. In questa serie hai di tutto, hai intrighi, tradimenti, romanticismo, misticismo, scontri ideologici, c'è davvero di tutto, ma dosato sapientemente. Credo che in alcuni punti la serie avrebbe potuto usare qualcosina di più. Ci sono così tante sottotrame che se da un lato arricchiscono la serie, dall'altro non sempre riescono a sfociare in qualcosa di più grande. Ci sono dei momenti dove aspetti con ansia la conclusione di alcune sottotrame che sembrano avere degli effetti devastanti per tutta la storia, ma poi in realtà alla fine gli effetti hanno una risonanza alquanto limitata e credo che sotto questo punto di vista si poteva fare qualcosina di più. Credo anche che il cambio di passo, insomma il cambio di registro, sia arrivato appunto con l'arrivo della quarta stagione, di cui come sempre non vi farò nessun spoiler, ma credo che abbia palesato una certa fretta nel chiudere il progetto. Ovviamente, se sapete la vera storia di Maria Stuarda, la quarta stagione era sicuramente quella più difficile da scrivere, ma nonostante tutto credo che scorra molto piacevolmente, nonostante queste semplificazioni storiche che avrebbero potuto dare ottimi spunti per un'ipotetica quinta stagione. Bisogna ammettere che il comparto tecnico non è sempre perfetto.
se posso sorvolare sui costumi che sono decisamente lontani dal XVI secolo, dall'altro faccio davvero fatica a digerire alcuni errori grossolani di regia, soprattutto in alcune scene di dialogo in cui si notano scavalcamenti di campo, errori di posizione, errori di montaggio che sinceramente trovo alquanto grossolani. Nonostante i difetti, gli alti e bassi, come tutte le serie televisive, Rain riesce ad affascinare e a portarti in un mondo tutto suo dove a prevalere sono i principi di giustizia, di amore, di fedeltà, di famiglia, e al centro di tutto troviamo il saper compiere scelte difficili pur di fare la cosa giusta. Perché in fondo, per quanto un regnante possa essere egoista, deve pur sempre fare il massimo per il suo popolo. Penso davvero che Rain sia un'ottima serie. Certo, non è un capolavoro, ma è sicuramente migliore rispetto alle tante produzioni inconsistenti che stanno affollando i cataloghi delle piattaforme streaming. Prima ho fatto qualche accenno a delle somiglianze con il genere fantasy, e a pensarci bene credo che nei prossimi video potrei parlarvi di altre produzioni legate a questo mondo narrativo.